Ci dà affari, deve preoccuparsi delle nostre recenti difficoltà. Sì, ok. Conto su di te, Tony. Non mandare tutto a puttane. Ci sentiamo. Se n'è andato. Proviamo di qua. Uomo a terra! È meglio se te ne vai. Merda! Apritegli il culo! Io ti apro il culo, figlio di puttana! È un piacere... No! Col cazzo che passi di qua, ma guarda che cosa abbiamo qui! Al riparo! Mi sta massacrando! Vai dove non ti vede! Peccato! Di qua! Ha ammazzato uno dei nostri! Eccolo là! A quel bastardo. Ne ho trovato uno, gente. Datelo a me. Mi ha preso. Non ha più munizioni. Via, via. Ne abbiamo perso un altro. Prendilo dall'altra parte. Siamo nella merda fino al collo, cazzo. Dietro di me! Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Granata! Tutti a... Ora al riparo! Non resisterò ancora per morto. Stiamo cadendo come mosche! Cazzo! Vado a nascondermi! Laggiù! Sparategli, cazzo! Merda, una granata! Ora siamo solo io e te! Che ne dici? Ammazza! Quanto sangue! Cristo, quanto sangue!
Sei proprio uno con le palle, eh? Sporco negro di merda. Comunque tu sia, hai fatto un gran bel casino coi miei affari. Hai idea di quanto mi sei costato? Credimi, pagherai per tutto quello che hai fatto. Ciao, ciao. Non ancora, cazzo! Credi davvero di sapere come andrà a finire questa storia, vero? Idiota. Avanti. Uccidimi. Domani mi avranno sostituito. Nessuno se ne accorgerà. Ti sbagli. Lo noteranno tutti. Guerra per le strade della nostra città. Un killer ha attaccato l'Hotel Royal, uccidendo un numero imprecisato di uomini. C'è stato un rumore molto forte, sembrava una bomba. Ho guardato in alto e ho visto un uomo cadere dalla cima del palazzo. Poi sono arrivati molti uomini ed erano tutti quanti armati. Sono corsi nel Royal e a quel punto sono iniziati gli spari. Ancora non so come diavolo Lincoln sia uscito da quell'hotel. Toglietemi di torno alla polizia downtown. Ricevuto. Chiunque tu sia, hai fatto un bel lavoro ad arrivare fin qui. Ma non te ne andrai altrettanto facilmente. Già, ma adesso vieni fuori. Cazzo, cazzo! Sono pronto. Ah! Al riparo! Quel pezzo di merda è fottuto. Se il boss dice che devo servirli, li servo. Tenete sotto tiro quel cazzo di ascensore! Andate a vedere se è ancora là. Cazzo! Cazzo, ora al riparo. Provato! Sono scappato. Che vuole fare con quel coso? Riesci a vedere cos'ha in mano? No. Meglio controllare. Scusami, che cazzo succede? Cosa che gliela in gola quella granata? Ditemi! Ho ammazzato uno dei nostri. Qui! Prendilo dall'altra parte. Sono pazzo! Sono bloccato! Ho trovato uno, gente! Cazzo di granata! Sei in fretta, cazzo! Spero ancora per... Cazzo, è una granata! Sono nel... No, 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 no! Io qui non ci credo! Era un urlo. Mi scusi. Chi è che grida? Che cazzo? Prendetelo! Non posso stare qui! Al riparo! Sono a downtown, mi serve qualcosa per muovermi in fretta. Ok, due in un istante. Codice 35, individuo sospetto a piedi. Unità di supporto sul posto. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato. Agire con cautela. Pazzo del mirino. Via, via. Perfetto, adesso vattene. Via di qui! Sono a downtown, mi serve qualcosa per muovermi in fretta. Dammi il tempo di pisciare e te la procuro io. Sono troppo lento. Polizia! Aiuto! Ho
giusto. A tutte le unità. Grazie, vattene e fa attenzione. Located in beautiful downtown New Warden. Hemorrhoids. They itch. Swell. Burn. A tutte le unità. Nessun contatto visivo con il sospettato. Ehi, bello, come va? Tony D'Orazio ha appena baciato il marciapiede davanti all'Hotel Royal. Downtown è nostra. Le costruzioni Cavar, i finti cantieri, l'Imperial e tutti i cazzi flosci che devono soldi alla mafia. È tutto nostro. Non c'è nessuno a questo tavolo che ti fa più cose di me. Come se non bastasse, i miei ragazzi tengono già metà dei racket di questa zona. Continua a farmi arrivare roba, non dico altro. Non stavo aspettando la tua telefonata, ma pensavo di coprire entrambi i racket. Scaletta è un pallone gonfiato e dandogli gran parte della città gli hai dato ragione. Ma questa parte appartiene agli haitiani. Sto facendo quello che mi viene chiesto, Lincoln. Vorrà pur dire qualcosa. Condividi la ricchezza, Lincoln. Fai la scelta. Aspetta che vedano gli irlandesi in giro. In qualunque momento tu voglia farlo. Ho fatto il mio me. Questo territorio è perfetto per Cassandra. Quando siamo in strada ti comporti come se del nostro sangue ti importasse qualcosa. Poi quando arriviamo qui lo butti via, come se non valesse un cazzo. Oh, tu guarda, Burke si lamenta. Roba da non crederci, eh? Se non si fa avanti nessuno, ci sono io. Parliamo dopo. Ora via da qui. La polizia ha intensificato le ricerche del maschio nero presunto responsabile del massacro all'Hotel Royal. Il sospetto sarebbe alto 1,90 m, è armato ed estremamente pericoloso. Dicono che hai lanciato Tony dal tetto del Royal. In realtà era la finestra del suo attico. Ti sono sempre piaciuti i gesti drammatici. Il libro mastro. Le ultime pagine sono interessanti. Sai cosa vuol dire G5 CAUS? Aspetta un attimo. Porca troia! Perché lui ha buona 10 testoni a un bordello e altri 10 a uno dove ci si droga? Secondo quello che Greco ha detto a me e Scaletta, Marcano usa molti soldi per far legalizzare l'azzardo. E se l'obiettivo è quello, non c'è niente di meglio di... Un giudice nel circuito della quinta corte d'appello, G5 CIUS. Esatto. Ci saranno più di 20 giudici in quel consiglio. Potrebbe essere chiunque. L'uomo di cui parliamo non è abituato alla gente che si fa gli affari suoi. Se inizia a visitare i posti elencati nel mastro... andrà nel panico e si rivolgerà a lui. E così scopriremo di chi si tratta. Continua con le intercettazioni. Non le spengo mai. Posso avere un buon mezzo a Del Rey Hollow? Ci penso io, ragazzo. Sto solo facendo scaldare. Sono quasi a secco, potete mandarmi qualcosa? Sto arrivando, tieni duro. Vedi qualcosa che ti serve? Fammi vedere la merce.